con tutti i sapori del mondo, oggi la cucina ci porta in un paese meraviglioso con altitudini molto elevate. Parliamo del Perù e lo faremo con Julio, che è qui con noi in questa cucina. Julio è primo cuoco e è una passione la sua che è nata da tanto. E allora, Julio, quale sarà la ricetta che presenterai? Intanto buongiorno, buonasera. In questa occasione vi trasporto al mio paese, che si trova a 2750 metri sul livello del mare. È una città molto, diciamo, millenaria per la sua cultura e le sue tradizioni, che ancora si pratica là. Come si chiama piatto, la tua città? Ayacucho si chiama. Ayacucho è una città, è conosciuta come la città delle chiese, perché ci sono 33 chiese e una città, una micro città, e la gente è molto religiosa, molto credente. In questa occasione il piatto che vi propongo si chiama Puca Picante, che vuol dire rosso piccante, perché è detto... contiene peperoncino. Contiene peperoncino. Il piatto è stato chiamato così dagli antichi abitanti in idioma quechua. Allora, facci vedere intanto quali sono gli ingredienti per questo piatto, per quante persone. Allora, questo qua è per 4-6 persone, dipende. Dall'appetito. Dipende dall'appetito, però basicamente sono 4 persone. Ok, quindi per fare questa ricetta ci serve cipolla rossa, un spicchio di aglio, una crema di peperoncino, che è un peperoncino essiccato che noi facciamo essiccare sui tetti delle case. Facciamolo vedere, prova a farlo vedere bene. Sulle case, che dopo viene ridratato, fatto crema, è molto saporito, intenso come sapore, ma non è neanche troppo piccante, però le dà un gusto unico al piatto. Ci servono le patate lesse, una rapa rossa, pomodorini, un po' di arachidi frullati, un po' di menta, che dicono per alleggerire il maiale, perché in questa ricetta usiamo il maiale, che si fa una preparazione che si chiama il chicharron, che praticamente viene arrostito. L'hai già preparato? Questa qua io l'ho già preparato, qua noi al ristorante le facciamo a bassa temperatura per tante ore, che così il maiale rimane molto morbido. Molto morbido, da tagliare anche con il cucchiaio, così non serve niente. Per dopo sale, olio e pepe e un po' di riso d'accompagnamento, perché là noi il nostro, diciamo, il contorno basico è il riso. Allora iniziamo intanto a preparare, spiegaci le prime fasi, perché poi andiamo a conoscere, finché lui lavora, la storia, certo, di Julio, come è arrivato in Italia e da dove nasce la sua passione per la cucina. Allora intanto prepariamo la cipolla con l'aglio. La cipolla, sì, tritiamo la cipolla finemente con cassè. E adesso facciamo la padella, la facciamo soffriggere. Perché tu sei proprio un primo cuoco, quindi qui siamo proprio... Da quando nasce la tua passione per la cucina? Beh, nasce più da 15 anni fa, più o meno. Già in Perù? Sì, allora, è una storia un po' strana, perché io prima di fare il cuoco ho studiato un'altra cosa. Cosa hai studiato? Ho studiato ragioneria, là nel mio paese. I conti, non c'entra molto con la cucina. Infatti, ho studiato, i miei sono... hanno speso dei bei soldini anche per mandarmi a scuola, e l'ho finito, mi sono laureato, e ho lavorato nell'ambito della ragioneria, solo che ho visto che dopo non ti piaceva, era il mio, non era poco non creativo, sì, era star lì avanti un computer e io non me la sentivo, quindi allora io sono cresciuto praticamente e solo da una certa età, perché là dal mio paese, che sono 2750 metri, ancora non ci sono università abbastanza per tutti. Certo. E ci sono, c'è una sola, però non è abbastanza. Quindi se uno voleva studiare, voleva andare avanti, doveva spostarsi alla capitale, che è Lima. Quindi sei andato a Lima? Quindi sono andato a Lima a studiare.
e quindi lì ho cominciato a vivere da solo, quindi tutta immaginate, immaginate a cucinarmi per me, tutto qua. Lì, è nata, lì è nata la mia passione. Molto bene, hai capito? Quindi vabbè, ho studiato quello che dovevo studiare, quello che i miei volevano che studiasse. E poi hai trovato la tua strada. Dopo ho detto no, io voglio fare, voglio togliermi questo, questo dubbio, sfizio. Voglio, sì, questo sfizio, voglio. E allora mi sono iscritto a un corso di cucina, prima un corso che durava 3 mesi. Dopodiché ho visto che mi piaceva, ho detto dai, adesso mi metto alle scuole, mi metto a studiare, nel frattempo lavoravo e studiavo di notte. Ho fatto studiavo di notte, lavoravo di giorno. Un bel carattere, eh? Una quindi... bella tempra. Allora andiamo avanti con la nostra ricetta. Abbiamo tagliato a pezzettini sottili proprio, sì, a cubettini sottili la cipolla. Adesso, e adesso, adesso la prossima adesso mossa la mettiamo a soffriggere. Adesso la mettiamo a soffriggere. Perché sono qua è un'altra storia ancora. Ecco, allora raccontaci come sei arrivato in Italia. Allora, sono arrivato in Italia non per caso, perché ho conosciuto una grandissima persona che è mia moglie. Come si chiama tua moglie? È Chiara. Chiara. Chiara, di cui abbiamo avuto 3 bellissimi bambini. Che bella famiglia. E quindi lei lavorava là, faceva proietti, faceva un progetto di sviluppo per le zone più bisognose in Perù. Con che ONG? Con MLAL. Ah, progetto Mondo MLAL. Progetto Mondo MLAL, esattamente. E quindi ci siamo conosciuti, abbiamo vissuto assieme, ci ha fatto tante cose assieme. Lei doveva tornare perché scadeva, ecco, finiva il progetto e doveva tornare. E quindi mi disse vieni con me. Allora io ho pensato questo non è una casualità, magari è il destino che vuole che faccia questo lavoro e quindi sono arrivato in Italia. Sono arrivato il 1 aprile del 2009 e il 4 giugno ero già al lavoro, è un ristorante molto tradizionale. Fantastico. Qua a Verona, anche rinnovato. E ho cominciato trovato... a lavorare subito, a lavorare subito, vabbè la lingua lo conoscevo già, ma non perfettamente, ma avevo studiato un po'. Adesso parlaci un po' del Perù, delle ricette. Sappiamo che la quinoa è sì, molto popolare. Da dove vengo io, per esempio, è molto, molto diffusa, perché è proprio lì dove cresce. Così in alto? In alto, a 4.000, 3.000 in su, è lì che cresce questo pseudo cereale, perché non è un cereale. Tutti pensano che è un cereale, ma non è un cereale. E ha delle proprietà? Ha delle proprietà molto, molto nutritive. Tant'è che adesso è abbastanza diffuso anche qui in Occidente, è stato scoperto proprio in sì, questi sì, anni. Sì, sì, sì. Io sono cresciuto con quello, mi ricordo che mia mamma me lo dava pure a colazione con il latte. Adesso buonissimo. Stai aggiungendo il peperoncino. Sto aggiungendo il peperoncino. I piatti tipici del Perù quali sono? Ci sono tanti. Insomma, il più conosciuto è il ceviche. E come è fatto? È praticamente una marinatura del pesce crudo, pesce bianco. Che viene fatto con il lime nostro, perché sì, ci sono anche lì, ci sono varie che varietà. È questa specie di limone, no? Una specie di limone, che ci sono che tante però varietà. Però è un po' diverso rispetto al limone. Quelli che arrivano qua in Italia sono o quelli brasiliani, che sono un po' più grandi, sì, ma noi ne abbiamo il lime, ma molto più piccoli. Sì? Molto più piccoli, che sono un po' molto più aromatici. Saporiti. Aromatici e anche molto più acidi. Ah, più acidi. E questo fa in modo di, tra virgolette, cuocere il pesce, ma non lo cuoce del tutto. E quindi se fa una marinatura con il pesce, il peperoncino, un po' di aglio, la cipolla rossa a julienne, che usano le pannocchie, le patate, e si fa un bellissimo piatto. Allora, in questo momento sul fuoco abbiamo 3 pentole, in una il soffritto, nell'altra... Siamo partiti con la cipolla e l'aglio e il peperoncino. A questo punto, che è bello soffritto, aggiungiamo i pomodorini. Tagliati sempre a cubetti, sottili. Sì. Ricordiamo che sul fuoco c'è il riso, sta abbiamo cuocendo il riso sì. E nell'altra pentola cosa abbiamo? Nell'altra pentola abbiamo un brodo di carne, il brodo, buonissimo,
che ci aiuterà a darle... Quanto tempo ci vuole per cucinare questo piatto? Beh, io mi ricordo che mia mamma cominciava alle 10 del mattino e mangiavamo all'una, una e mezza il pranzo. Ancora mia mamma fa, si sveglia presto, alle 9 già al mercato, a fare le spese, si fa le spese tutti i giorni. Che poi i mercati in Perù sono ricchissimi, vero? Sì. Di ortaggi, di verdure, di, sì, 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 di tanti noi siamo, colori. Noi siamo famosi per avere la biodiversità di prodotti immensa, cioè ancora ci sono tanti prodotti che la gente non lo conosce. Quali sono i prodotti proprio tipici vostri? Allora, noi abbiamo per esempio i peperoncini, abbiamo varietà di peperoncini per tutti i gusti, piccanti, dolci, aromatici. E poi dopo abbiamo le patate, che abbiamo 4.000 varietà di patate. 4.000, da cui 2.000 sono in commercio e gli altri sono in laboratorio, insomma. Un po' di brodo. Aggiungiamo un cucchiaio di rapa rosa che ci serviva prima, che abbiamo preparato un po' intere, che useremo nel servire quando serviamo il piatto, e un po' per dare il gusto dolciastro al piatto. Lavoriamo il maiale, che come vi ho detto è stato già cotto, preparato prima. Noi siamo in quattro fratelli. Quattro fratelli, chissà che appetito allora a casa. Infatti, siamo quattro fratelli, io sono il terzo. Sei l'unico che è venuto in Italia? Sono l'unico che è fuori casa. Ma dai. Sì, sì. E senti, dei piatti italiani invece cos'è che ti piace? Beh, io più vado matto anche soltanto con una pasta al pomodoro. Ah sì, sì, una sì. Pasta al pomodoro. Io mi accontento, sono... Un sapore semplice ma molto gustoso. No? Anche rappresentativo. Se i pomodori sono giusti, infatti, e se la pasta è cotta bene. La pasta bene. Al pomodoro la puoi trovare in tutto il mondo, ma come si fa qua non si fa. Hai imparato a farla, hai imparato. Ma sì, ma certo. Ma sapete che mentre i nostri operatori Luca e Fabrizio stavano sistemando le telecamere, Julio mi raccontava un po', e ho saputo che nel 2010 è stato a Roma per una cosa molto speciale. Sì, ho avuto l'occasione per cucinare per il ex pontefice Benedetto XVI. Pontefice emerito, Benedetto XVI, ti sei un po' emozionato? Beh, l'ho avuto a un metro di distanza, però cioè, un metro con... no, il suo corpo di guardia, che non mi lasciavano neanche vederlo perché stavano... Però sì, è stata una bellissima esperienza, perché era proprio un incontro di monaci di tutta Italia, quindi lui ha offerto la cena e sono andato con il ristorante dove lavoravo in quei tempi lì, e sì, è stata una bellissima esperienza, bellissima, bellissima, indimenticabile. Che bello, pensa, chissà, non ti chiedo cosa avete cucinato perché adesso dobbiamo andare avanti con il nostro piatto. Adesso aggiungiamo che cosa? Aggiungiamo le arachidi a questo punto, che così le diamo la densità. Cosa ti manca del Perù qui in Italia? Beh, sicuramente la famiglia. Certo. La famiglia... Beh, dopo il mio cibo sicuramente anche. Però si trova qualcosa adesso? Sì, qua a Verona particolarmente due o tre cose si trovano. Molto tipo? Difficilmente. Cos'è che si trova? Beh, qua si trova ad esempio l'ají amarillo, che è un peperoncino giallo molto dolce, che noi lo usiamo come base per fare tanti piatti. Dopo usiamo, trovo anche il lime. Sì. Trovo anche, come si chiama, la pannocchia la trovo anche, e, beh, le patate ovvio non le troverò mai qua, ma... No, le vostre. Le nostre no, però
diciamo che avete anche le ottime patate qua. Eh sì, allora devo dire che intanto si alza un profumino qui dai fornelli, mentre prima era tutto molto tranquillo, adesso inizio a sentire un profumino buonissimo. Questo diciamo che è la base del nostro, della nostra preparazione, è una sì. specie di salsa, sì. che è a base di questo peperoncino, e, le spezie che ho messo, un po' di coriandolo, un po' di sale e l'arachidi che le dà questa croccantezza al piatto che ci servirà. Quindi a questo punto noi siamo pronti, okay, possiamo togliere dal fuoco. Allora, questa preparazione si fa da carne, dal maiale a crudo, si mette direttamente in pentola con il suo grasso senza aggiungere nient'altro. Sì. Al limite si aggiunge un cucchiaino di acqua soltanto e lo fanno là, lo fanno andare, lo girano, lo fanno andare e il maiale caccia tutto il suo grasso e perciò cucina da sola. Ok, quindi esce tutto il grasso. Esce tutto il grasso, là si fa molto rossolare da tutte le parti. Adesso è praticamente già pronto, diciamo. Adesso sì. Perché l'hai già predisposto. Sì. La nostra tradizione prevede mangiare una minestra come diciamo come primo. Sì. Perché noi la pasta la mangiamo con dei una legumi, volta a settimana. Sì. O anche un semplice verdure. Brodo con un po' di pasto, le verdure. Dopodiché viene questo che sarebbe il piatto principale. E dopo se c'è anche il dolce, viene anche il dolce, però. Ah, meglio, ancora meglio. Però questo è, sì, potremmo chiamarlo piatto unico. Perché è veramente completo, diciamo, sì, qua c'hai sì. le patate. Hai la carne, hai il riso che noi l'accompagniamo dappertutto. C'è sempre il riso. C'è sempre il riso, sì. Ma tu sei più ghiotto di cibi salati o dolci? Salati. Salati, sì, io ho una passione per il pesce. Per il pesce, che dicono che sia difficile da cucinare in realtà, beh, tu sei un cuoco, quindi... Sì, no, ma in realtà non è difficile cucinare il pesce, però ci vuole un po' di attenzione e i tempi. Vuole tutto il tempo, ma ti rilassa cucinare, certo, ti diverti? Sì, molto. E sei anche creativo, cioè ti piace un po' cambiarle le ricette? Sì. E questo è qua, per esempio, al ristorante abbiamo inserito un paio dei miei piatti un po'... Cioè, davvero? Sì. Un po' modificati. Impiattiamo. Allora, le patate, poi le rape a cubettini. C'è il tocco dell'artista anche, vedo. Tutto proprio studiato, vero? Diciamo... Deve essere piacevole anche la preparazione, giustamente. Allora, mamma mia, io sento un profumino intanto, fantastico. E adesso il maiale che va sopra. È un'opera architettonica questa. Diciamo. Un piatto meraviglioso. Adesso la finitura con le foglioline di menta. Torniamo con un po' di menta, sì. Mia mamma diceva che è digestiva, è vero? Assolutamente, aiuta, è molto profumata anche. Aiuta a digerire, e in questo caso il maiale. Allora,
Allora, siamo partiti con soffriggere la cipolla rossa nell'olio. Abbiamo aggiunto dopo un po' di aglio, il peperoncino peruviano che è essiccato e ridratato. Abbiamo aggiunto il brodo di carne. Brodo di carne, abbiamo salato, pepato, condito per bene. E abbiamo aggiunto per ultimo gli arachidi frullati. Da un'altra parte abbiamo rossolato il maiale nero, entrambi tutti i lati. E lo accompagniamo con un po' di riso in bianco semplice per amalgamare tutto dopo i sapori. Perfetto, l'ultima domanda che ti voglio chiedere, è stato facile abbastanza per te integrarti in Italia, a Verona? Sì, non ho avuto nessuna difficoltà. Cos'è che apprezzi di questa città? Beh, le opere d'arte che quando vai in giro dappertutto le trovi, anche soltanto fate una passeggiata in città, in centro, vedi questi monumenti splendidi, bellissimi, e trovi una soddisfazione, dice che bello. Bene, allora Julio, è il momento di salutare quanti ci hanno seguito. Grazie per questa splendida ricetta, grazie per averci portato un po' di Perù qui in Italia. E allora salutiamo i nostri telespettatori e con tutti i sapori del mondo ci vediamo a una prossima puntata, un'altra ricetta.